Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il governo italiano sembra cambiare rotta, sembra, perché la Lamorgese, ministro degli interni, sembrerebbe imitare o prendere spunto da quello che lo chiameremo il piano dei generali per schierare un muro di navi davanti le coste africane. Di numero di navi italiane ce ne sono. Il gruppo navale italiano, o almeno la squadra navale italiana formata da diversi gruppi navali, è decisamente numerosa. Ci sono navi di grandi superfici, chiamate navi da battaglia, ci sono portaerei, portaerei d'assalto anfibie, ci sono incrociatori. Navi d'appoggio, fregate, incrociatori maggiori, incrociatori minori, ci sono un numero considerevole di navi di tonnellaggio minore fino ad arrivare a centinaia, migliaia di motoscafi della Guardia Costiera, della Finanza, della Capitaneria di Porto, dei Carabinieri, aerei, elicotteri, quindi un reale muro di navi che ovviamente costa tantissimi soldi, però visto che li buttiamo per i bonus monopattini, per il bonus vacanze, eccetera, eccetera, non vengono poi utilizzati, almeno qui l'utilizzo ne sarebbe comunque con un fine. Quindi il piano dei generali, imitato dalla Lamorgese, è quello di schierare un muro di navi. Gli sbarchi non si fermano. E le ONG ormai fanno la spola, come diceva Luigi Di Maio, i taxi del mare ormai sono stati legittimati da questo governo che alla fine ha cancellato i decreti sicurezza di Matteo Salvini per far vedere al proprio elettorato la forza, no? È un atto propagandistico potente quello di cancellare quello che ha fatto il governo precedente per far vedere che loro sono quelli che arrivano e sistemano le cose. Nel 1997 il governo Prodi 1 aveva istituito un blocco navale lungo il canale d'Otranto per impedire nuovi sbarchi provenienti dall'Albania. Un caso preso ad esempio negli ultimi mesi da un massiccio esodo di migranti, soprattutto che arrivano dalla Tunisia, paese con cui l'Italia ha degli accordi per i rimpatri, perché non sempre è così, anzi, quasi mai è così. Però l'Albania era diversa, c'era una fuga in massa e Fabio Mini, intervistato sulla Verità, ex capo di Stato Maggiore della Difesa e comandante NATO per le forze aeronavali del Sud Europa, il quale è stato sentito dal giornalista Aldo Forbice insieme a Vincenzo Santo, ex capo di Stato Maggiore delle forze dell'Alleanza Atlantica in Afghanistan e Ferdinando Sanfelice di Monferrato, ex capo di Stato Maggiore delle forze navali italiane. Tutte e tre hanno concordato su un punto. Il blocco navale non si può attuare. A riguardo, non solo per considerazioni politiche, ma anche considerazioni tecniche. Dice: se una nave italiana assaltasse una nave straniera fuori dalle nostre acque, verremmo accusati di atti di pirateria e finiremo sotto processo. Lo stesso vale se un elicottero degli incursori o delle forze speciali atterrasse su una nave straniera per prenderne possesso. Il problema è relativo al diritto internazionale. Ogni atto compiuto nell'ambito di un vero e proprio blocco navale sarebbe illegale con il paese che lo attua, costretto a difendersi e a pagare in ambito poi giudiziario. Però ci sono dei mezzi per farlo. Bensì, più che un blocco navale, una interdizione. Occorre cioè persuadere e convincere i mezzi non desiderati a non andare oltre un certo limite. Si tratterebbe di un'azione volta a scoraggiare i barconi e i gommoni usati dagli scafisti. Fondamentali sono gli accordi con gli altri stati.
I maltesi, ad esempio, più volte hanno intercettato i barconi e consigliato loro di tornare in Libia o di andare verso l'Italia. Ecco, un'azione di interdizione potrebbe prevalere e prevedere queste prospettive. Tuttavia, non è pensabile attuare a lungo termine mosse di questo tipo, sia perché subentrerebbero sempre dei rischi e sia perché non sempre possono funzionare. Ma l'elemento quindi è pianificare una seria azione di interdizione con la collaborazione dello Stato tunisino. Tunisia e Libia dovrebbero collaborare effettivamente. Oggi, dice il generale, siamo in grado di controllare bene il traffico marittimo con i satelliti e con altre tecnologie, dice l'ammiraglio San Felice. Il problema è come costringere le navi clandestine a tornare indietro se superano la linea tracciata. Ecco perché gli accordi con i governi del Mediterraneo sono fondamentali. Impensabile un blocco navale, tuttavia il governo italiano è in grado di provare difficili ma non impossibili azioni di deterrenza e interdizione. Occorre però attivarsi a livello diplomatico e attivare una seria politica volta a dissuadere i barconi e le navi ONG, a varcare determinati limiti. Vedremo quello che succederà perché la Lamorgese proprio sembrerebbe aver annunciato il dispiegamento di forze aereonavali italiane in accordo con la Tunisia per dissuadere appunto le partenze. Quindi segnalazione immediata alle autorità tunisine alla partenza dei barconi per farli tornare indietro. Ricordiamo che in questi 10 mesi sono arrivati 12.000 clandestini, c'è arrivato anche con chi con barboncino al seguito, zaino, occhiali da sole, cappello di paglia, come dei turisti in realtà, classe media tunisina che con la crisi sanitaria, economica, sociale è sprofondata nel disagio sociale ed economico e cerca un lido migliore dove andare a vivere. Però questo non si può fare perché le leggi in tutto il mondo, in tutti gli stati, vietano l'ingresso nei paesi così, come se niente fosse. No? Basta arrivare, uno arriva e scende, va. Dove va non si sa. Quindi però questo è illegale, non solo in Italia, ma in tutti i paesi del mondo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube, siamo anche in Instagram, Facebook e nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete, dove trovate video di politica e non solo, come qui nel primo canale Tele Italia. Io vi ringrazio, se volete rimanere qui con me, prossimamente ci sarà un altro video su Giorgia Meloni e su quello che dice proprio su questi fatti, sul blocco navale. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.